Il giorno di mercato era un vero e proprio momento di socializzazione nella città del tardo Medioevo. Fra le tante mercanzie che vi si trovavano, i cereali ricoprivano una parte importante. Il mulino di pietra fu uno dei primi strumenti manuali entrati nell'uso quotidiano delle famiglie. Lo scrivano era presente in quasi tutti i mercati. Non era raro vedere una donna scrivano. Generalmente era questa una professione ben pagata, tanto che coloro che la esercitavano si abbigliavano sovente in modo sfarzoso. I banchieri dell'epoca installavano i loro uffici nel mercato, poiché chi arrivava da un paese diverso aveva necessità di cambiare monete o lettere di cambio. Il rapporto fra le differenti monete era determinato dal loro peso. Anche la banca aveva attinenza con il commercio delle spezie. Spesso, in questo traffico, si muovevano ingenti somme di denaro che dovevano essere depositate il prima possibile. La figura del notaio ricopriva un ruolo centrale nel mercato. Egli aveva un suo posto preciso. Il suo tavolo era a fianco a quello dello speziale. L'alto valore delle spezie, le ricche contrattazioni che le riguardavano, gli atti di trasferimento di questa mercanzia erano trattati direttamente dal notaio. L'ampolla sul tavolo del notaio serviva a sciogliere la cera lacca utilizzata per imprimere il sigillo notarile sui documenti redatti.